Salve a tutti ragazzi, oggi per la nostra rubrica Grandi Classici dei Giochi vi faccio vedere un gioco tipicamente utilizzato nelle festività in famiglia, ad esempio per me è un grande classico di Natale, Capodanno, fin da quando sono piccolo. Oggi parliamo del Mercante in Fiera. Questo dicevamo è un tipico gioco da giocare in tanti, in famiglia, con gli amici, così nei periodi in cui si vuole passare un po' di tempo in simpatia e in allegria con le piccoline scommesse. Andiamo a vedere cosa contiene la confezione del mercante in fiera per capire come funziona. La confezione del mercante in fiera sostanzialmente contiene due mazzi di carte, da 40 carte ognuno, identici fra di loro, quantomeno per le figure rappresentate, ma che si differenziano per di solito i dorsi, che ci sono in due colori. Ok, sono un po' disordinati, ma ci sta. Abbiamo un mazzo di 40 carte, qui col dorso rosso e qui col dorso blu, all'interno delle quali vi sono vari elementi: rose, beduini, stuzzi, piramidi, balena, caravelle. Sono sempre abbastanza simili, anche perché, ad esempio, questo è un mazzo abbastanza nuovo, ma anche nel mazzo storico che avevamo, gli elementi erano più o meno sempre questi, stanno un po', come dire, nella tradizione del gioco. E come dicevamo, ce ne sono 40. All'interno dell'altro mazzo, chiaramente, sono replicate le stesse 40 carte, la rosa appunto, con un dorso diverso. Il gioco è un gioco di aste e scommesse. Sostanzialmente si prende uno dei due mazzi, lo si mette temporaneamente da parte, e all'inizio si gioca con uno dei due, distribuendole tra i giocatori, con un determinato criterio iniziale di distribuzione, tipo cartello di tombola, e poi con delle aste. Si verifica quanti giocatori sono disponibili e si trova, come dire, un numero adeguato di carte che vengono distribuite con un costo iniziale, tipicamente due, ovvero ogni giocatore riceve due carte a un prezzo che viene deciso insieme. Faccio un esempio: 50 centesimi, 1 euro, decidete voi. Insomma, non volete giocare dei soldi? Distribuite delle fiche, date delle fiche, e poi vedete chi ne ha di più alla fine, no? E ogni giocatore ne riceve due, le pone davanti a sé, scoperte, e questa sarà la sua dotazione iniziale. Dopo che tutte le carte iniziali sono state date, rimane sempre un bel numero di carte ancora da distribuire. Questo verrà fatto tramite un meccanismo di aste, e per fare ciò serve che uno di voi faccia da banditore. È sempre consigliabile trovare la persona giusta, quello che, come dire, ha un po' di mondo, ha un po' di parlantina, sa un po' come dare un po' di verve al gioco. In quel momento il banditore, a sua discrezione, senza far vedere agli altri, quindi magari tenendolo, come dire, seminascosto il mazzo, prende un numero di carte a sua scelta e lo pone in una condizione che sia più o meno visibile agli altri. Ad esempio, potrebbe dire: vi faccio l'asta per queste tre carte coperte, oppure ve le faccio con tutte e tre scoperte, alcune coperte, alcune no, oppure questa pila di carte magari non facilmente identificabile se uno è un po' distante. O un'altra cosa tipicamente che noi facciamo è quella di farle, magari se si gioca con una tovaglia su un tavolo da gioco, di metterle sotto e fare un'asta al buio. Il tutto sempre bisognerebbe farlo cercando di tenere nascosto il mazzo delle carte rimaste, in modo che uno non possa fare un conteggio esatto di quante possano essere. Viene definita una base d'asta dal banditore sempre, e da quel momento l'asta è aperta. La cosa che vi conviene fare con gli amici è definire qual è il minimo di rilanci. Se decidete di giocare come facciamo noi con qualche spicciolo, magari definite che la base di rilancio è 10 centesimi, perché se vi mettete a farlo centesimo per centesimo potrebbe metterci una vita ogni asta e il gioco diventare anche un po' noioso a quel punto. Ognuno fa la sua offerta, e fino a quando decide che sia opportuno offrire, no? E ovviamente il banditore, quando non ci sono offerte che superano, batterà all'asta per dire se la cifra più alta per questa lotto qua che sto facendo vedere è 1 euro, 1 euro è 1, 1 euro è 2, 1 euro è 3. Se nessuno ha altro da dire, vengono aggiudicate. Il giocatore riceve le sue carte, le mette insieme alle altre a sua disposizione, come dire, nelle sue dotazioni, e paga la cifra ovviamente che ha puntato per ricevere l'asta. Quindi, insomma, viene messa, come dire, una cassa comune inizialmente, dove vengono messi
i soldi iniziali e tutti quelli spesi per le aste successive. E questo va avanti fino a quando il banditore non ha venduto tutto il mazzo rimasto delle carte. Una volta che il mazzo delle carte in vendita è stato esaurito, è il momento di prendere l'altro mazzo. Va mischiato e da questo vengono tolte senza vederle alcune carte che costituiranno le carte vincenti. Quante farne? Beh, dipende un po' da quanti siete e da quanto è stato accumulato durante le aste. Decidete voi se il montepremi è abbastanza alto, cercate di fare magari più premi non troppo alti in modo da accontentare più persone. Se il montepremi è stato basso, ci saranno magari meno carte vincenti. Il mio consiglio di solito è quello di fare magari un po' di più per la carta vincitrice, la più alta, e le altre a scalare, ma con cifre non esageratamente diverse tra di loro, in modo di poter accontentare più o meno tutti, e anche perché tutti più o meno rientrano nelle proprie spese. D'altra parte, ripetiamo, si parla magari di qualche spiccioli e lo scopo è sempre il divertimento. Una volta che si sono definiti quali sono le carte vincenti, queste si pongono al centro del tavolo in linea e viene messa su di esse le cifre, diciamo, dei relativi premi. Quindi se avete un po' di monete che si sono accumulate, mettete su di esse le monete relative e da quel momento in avanti i premi sono definiti. Si passa quindi all'eliminazione delle carte non vincenti. Perché fare questo e non vedere subito quali sono le carte vincenti? Beh, perché di fatto le aste e le contrattazioni non si limitano soltanto alla fase di vendita da parte del banditore. In un qualunque momento del gioco, a partire dall'acquisto delle prime carte fino a che non viene girata l'ultima carta delle carte perdenti, i giocatori sono liberissimi di contrattare tra di loro, scambiare carte, vendersele. Ad esempio, può capitare che qualcuno mi dica: guarda, io ti propongo di darti il mio artista in cambio del tuo bersagliere. Io potrei accettare, gli do il bersagliere e do a lui e mi prendo da lui l'artista. Oppure, molto banalmente, mi dice: ti offro 50 centesimi per l'artista? Va bene, te lo do. E tu mi dai direttamente i soldi e quelli diventano miei, ovviamente non vanno al montepremi perché ha pagato direttamente me. Liberi di rifiutare anche, ovviamente, nessuno mi è obbligato. E questo va avanti fin tanto che non viene girata l'ultima di queste carte. Quindi, insomma, ce n'è di tempo. È chiaro che pian piano che si va avanti, pian piano che si scoprono, le carte che ci rimarranno in dotazione saranno di meno, per cui, come dire, sarà sempre un po' più difficile riuscire a fare le giuste offerte. Quindi, come abbiamo detto, pronto il mazzo, ci sarà un giocatore deputato a leggere le carte scartate, inizierà a girare la prima carta, ne leggerà il nome e la dichiarerà ad alta voce. Il possessore dovrà eliminare la propria carta, girandola sostanzialmente. Se ovviamente la carta non è mia, le mie carte rimangono tutte scoperte. Ecco, ad esempio, vedete, l'artista la elimino, so che è una carta perdente. Ora, è chiaro che la legge dei grandi numeri dice che più carte avete acquistato, più è probabile che le vostre siano in quelle vincenti e non nelle perdenti, vero? Sì. Però anche è vero il contrario, che più carte avete acquistato e più vostre carte saranno dentro il mazzo delle perdenti rispetto agli altri giocatori, perché funzionano entrambi diversi. E poi, insomma, un po' la fortuna e il caso giocano sempre, perché mi è capitato di vedere persone che avevano un mucchio di carte incredibili e poi non hanno vinto niente, quello che aveva un paio di carte prese all'inizio, tant'è si è portato qualcosa a casa. Quindi, insomma, ci vuole un po' di fortuna sempre, un po' di intuizione anche sulle carte, perché non tutte le carte sono uguali. Cioè, voi direte sì, certo, il disegno è diverso, ma anche lì ci sono carte più fortunate e carte più sfortunate. Non sarò io a dirvi ovviamente quali sono, lo scoprirete giocandoci ovviamente. Pertanto, quindi, il gioco procede a scoprire e chiamare carte fin tanto che il mazzo non viene esaurito. Una volta che il mazzo delle carte perdenti è stato girato del tutto, siamo alla fase finale del gioco. Da questo momento effettivamente non si può più fare compravendite e si vanno a vedere quali sono le carte vincenti. Di solito consiglio partendo dall'ultimo posto perché è sempre un po' più carino, no? Quindi viene scoperta la carta, guardate il bersagliere, quella che avevo ceduto. Il giocatore che ha la carta bersagliere reclama la vincita su di essa e la carta viene messa da parte.
giocatore del pavone in questo caso, il giocatore dell'ancella, oh, guardate, non è mia, avrei vinto un terzo premio, giusto perché è una prova, davvero non mi sarebbe mai successo. Becco. Il cane. Questo certifica che è decisamente una simulazione di gioco e non è il mio caso. Una volta assegnati i premi, se volete, potete iniziare con un'altra mano. Dunque, come avete visto, è un gioco giusto per stare in compagnia. E che dire, alcune cose servono in maniera fondamentale. Una di queste sicuramente è il fatto di avere un buon banditore per l'aste, che abbia una buona parlantina, che sappia anche un po' bluffare, nel senso che è chiaro che vi cercherà di farvi capire che tutti i lotti che sono messi in vendita sono tutti fenomenali, ed è chiaro ovviamente che non può essere così, non tutti lo possono essere, un po' per il numero di carte, un po' per quali carte sono contenute, ovviamente, no? E ci sarà quindi un po' quel pizzico di dubbio se state facendo l'affare oppure vi state facendo fregare, ma d'altra parte fa parte anche questo del gioco. Un'altra cosa da dire è quella, come vi accennavo prima, sul discorso delle carte più vincenti e meno vincenti. In ogni famiglia che si rispetti, che dove si gioca spesso a questo gioco, c'è sempre, come dire, una cronistoria che ognuno porta delle carte, che quella vince sempre, quella non vince mai. In realtà ognuno di noi ha una memoria selettiva, quindi credo che non sia assolutamente vero questa cosa, perché poi finisce spesso per essere stupito ogni persona. Però fa anche un po' parte del gioco e delle strategie, ovviamente, perché sai che se qualcuno ci tiene veramente ad avere quella carta perché la ritiene vincente, magari può cercare di appioppargliela e prenderne una che tu reputi meglio. O magari potrebbe essere lui che sta fregando a te, chi lo sa. Bisogna pur giocare per scoprirlo. Io con questo vi saluto e vi do appuntamento al nostro prossimo gioco.